Van T Plus. È questo il nome della gamma che ha segnato ormai 3 anni fa l'ingresso ufficiale della base meccanica del Mantigie all'interno della ricca collezione di casa Knaus. E il protagonista di questo debutto è stato proprio il semi-integrale Van T Plus 650 MEG, che per l'attuale stagione viene proposto nel ricco allestimento denominato Platinum Selection. Il Van T Plus 650 MEG è un profilato classico di taglia media, la sua lunghezza infatti è di poco inferiore ai 7 metri. Un profilato che però si rivolge esclusivamente all'equipaggio di coppia, un equipaggio però alla ricerca di un semi-integrale che, pur proponendo un layout standard per la categoria, riesca ad uscire in qualche punto dagli schemi più comuni. Questo modello non offre dunque la possibilità di avere un letto basculante anteriore, ma solo 2 sono infatti i posti letto ricavati all'interno per la notte, grazie alla presenza dei 2 letti gemelli posteriori posizionati su garage. Partiamo proprio dal suo tratto distintivo, la base meccanica adottata. Si tratta del commerciale tedesco Mantigie, nella versione con portata complessiva pari a 3.500 kg e passo di soli 364 cm. Una meccanica che presenta interessanti peculiarità sia dal punto di vista tecnologico sia da quello delle possibilità di allestimento. In particolare la versione Platinum Selection viene già dotata di serie del più potente propulsore da 2 litri capace di erogare ben 177 cavalli e disponibile sia con trazione anteriore, sia con quella posteriore oppure con l'interessante trazione integrale 4x4 presente anche sul veicolo in prova, ad inserimento totalmente automatico in base alle situazioni di marcia. Grazie al controllo elettronico con rilevazione continua della dinamica di marcia, infatti, la potenza motrice viene distribuita in proporzione ottimale su asse anteriore e asse posteriore. Ma non solo, a questa è possibile tranquillamente abbinare anche il moderno cambio automatico a 8 rapporti, qui portato in dote dall'allestimento Platinum Selection. A ciò si aggiungono poi numerosi equipaggiamenti presenti di serie, come l'ESP, l'heel holder, il climatizzatore manuale in cabina, il cruise control, il doppio airbag, il sistema di riconoscimento del livello di stanchezza del conducente, l'assistente alla frenata d'emergenza, il sistema start and stop, gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili, il volante multifunzione e la stazione multimediale con sistema di navigazione MAN, radio e utile telecamera per la retromarcia collegata. Notevole poi l'adozione di serie delle sospensioni ad aria VB con compressore integrato. Particolare nelle forme esterne rese ancora più accattivanti dagli esclusivi cerchi in lega Knaus da 17 pollici offerti di serie e dalla colorazione speciale silver delle pareti laterali in alluminio abbinata alla cabina di guida color grigio antracite, il Van T Plus 650 MEG strizza l'occhio alle ultime realizzazioni della casa tedesca. Posteriormente non potevano mancare gli inconfondibili gruppi ottici a LED in stile Cathay Evolution, inseriti in un avvolgente paraurti realizzato in ABS. Ecco poi un cupolino anteriore particolarmente affusolato, che integra l'immancabile skyview panoramico apribile. La linea esterna è dunque un insieme di elementi dai tratti tesi a parti più curvilinee, che cercano di unire al meglio il family feeling tipico delle realizzazioni marchiate Knaus alle linee esterne del frontale del Mantigie. Il risultato è dunque un semi-integrale equilibrato nel suo complesso, se guardato lateralmente, ma può risultare leggermente sproporzionato se guardato frontalmente oppure dallo specchio di coda, complice in primis la sua larghezza ridotta di soli 220 cm e la sua altezza esterna, che nonostante l'assenza del letto basculante anteriore, raggiunge i 290 cm. Esternamente si nota poi l'adozione di finestre a filo carrozzeria con telaio in alluminio e della porta d'ingresso alla cellula denominata Knaus Premium, provvista di finestra fissa, apertura assistita da pistoncino, ampio maniglione centrale, zanzariera scorrevole e scalino esterno estraibile elettricamente. L'allestimento Platinum Selection porta inoltre in dote anche il tendalino color antracite. In coda ecco il gavone garage, accessibile come di consueto da entrambe le fiancate tramite 2 portelloni simmetrici. Presenta un fondo rivestito in materiale antiscivolo, illuminazione e riscaldamento dedicati. Si apprezzano poi l'adozione di serie di 2 barre con ganci per il fissaggio del carico e della sempre utile presa 220 V. Prima cosa che si nota a livello di impiantistica è la presenza di una service box accessibile tramite uno sportello dedicato dalla fiancata sinistra.
Al suo interno ritroviamo infatti il bocchettone di carico e il tappo di ispezione del serbatoio dell'acqua potabile da 100 litri e le valvole di scarico di entrambi i serbatoi, qui in posizione antigelo. In particolare quello di recupero ha una capacità ridotta di soli 73 litri ed è collocato esternamente all'interno di un apposito guscio poliuretanico riscaldato. Interessante poi l'adozione di serie del sistema di filtraggio dell'acqua BVT, che ne garantisce la pulizia e la potabilità. Il sistema di riscaldamento adottato è invece la potente Truma Combi da 6 kW alimentata a gas, qui provvista di comando digitale CP+ e iNet System, che ne consente un controllo in remoto tramite app dal proprio smartphone. Infine, la riserva di gas è affidata a due bombole da 10 kg collocate in un apposito vano servito da sportello esterno e provvisto di pratica slitta estraibile. L'effettiva grandezza dell'abitacolo deve in questo caso fare i conti con le dimensioni piuttosto pronunciate del frontale del Manti GE. Ma Knaus, facendo tesoro della sua esperienza nello sviluppo di abitacoli compatti, ha adottato anche sul Manti E-Plus 650 MEG alcuni piccoli accorgimenti che ne hanno permesso di contenere la lunghezza esterna entro i 7 metri senza compromettere troppo l'abitabilità a bordo. Tra questi spicca l'organizzazione del living, forse solo in apparenza classico. È formato da una semidinette integrata con la cabina di guida grazie ai sedili girevoli e fronteggiata da una zona d'ingresso ampia e molto ariosa, non contemplando alcun divanetto laterale. Guardandolo però con attenzione, si nota come il divano fronte marcia sia in realtà leggermente inclinato per favorire la visuale frontale ad eventuali passeggeri, ma anche per lasciare più spazio ad altri elementi dell'arredo. Il soggiorno si completa poi con un tavolo ancorato a parete e dotato di prolunga ruotabile, un pensile e due mensole integrate nel cupolino anteriore. Non manca un oblò panoramico in aggiunta citato Skyroof. Da notare inoltre la chiusura servoassistita delle ante dei pensili. Principio simile anche per il mobile cucina, dalla forma trapezoidale disposta leggermente in obliquo. Le sue dimensioni non sono certo delle più generose, soprattutto in rapporto alla lunghezza esterna di questo modello, ma lo spazio è ben organizzato e offre tutto il necessario al cuoco di turno. Ritroviamo un lavello circolare realizzato in acciaio inox, un fornello a due fuochi dotati di accensione piezoelettrica e un utile piano di lavoro aggiuntivo a ribalta laterale. Più che adeguato invece lo stivaggio, suddiviso tra un pensile, due cassettoni e un vano inferiori. La dotazione si completa con un frigorifero a colonna in conformazione slim da 142 litri. Collocata di fronte alla cucina, la toilette è accessibile tramite una porta scorrevole a serranda e presenta un arredo misto, in legno e in termoformato. Compatta ma funzionale, si sviluppa in un ambiente che vede la presenza sulla destra del WC a cassetta, qui con tazza fissa, e degli armadietti debuttati allo stivaggio. Sulla sinistra invece una parete che ingloba il lavabo permette con la sua rotazione la creazione di un box doccia autonomo. L'erogatore rimane invece fisso nella sua postazione, servendo sia il lavandino sia la doccia, integrando quindi al suo interno un flessibile estraibile. L'aerazione del vano risulta però leggermente scarsa, prevedendo un solo piccolo oblò tetto da 28x28 cm. Situata in coda al veicolo, la camera padronale vede la presenza di due letti gemelli inseriti in un ambiente minimale ma piuttosto curato. I letti sono serviti da due ampi gradini centrali e vantano un allestimento particolarmente completo, con riscaldamento perimetrale distribuito all'interno delle paretine anticondensa, rete ad oghe, testata imbottita e presa elettrica a disposizione degli occupanti. All'occorrenza i due letti singoli possono essere uniti anche in un maxi matrimoniale, grazie all'ausilio di un piano e un cuscino aggiuntivi. Non mancano ovviamente due finestre simmetriche e un oblò a tetto da 40x40 cm dedicato. In questa zona si concentrano poi le maggiori possibilità di stivaggio interno. Ai tre pensili ancorati alla parete di coda e alle mensole a giorno laterali si aggiungono i due armadi guardaroba, ricavati ovviamente al di sotto dei letti gemelli, qui entrambi provvisti di asta pendiabiti. Il loro accesso può avvenire tramite la classica anta frontale oppure dall'alto, sollevando la porzione terminale del piano dei letti.